Tra le tante persone che erano a Pontida nella giornata di domenica, per la prima volta c'era anche Michele Pais. Le tue impressioni? Ma sì, è stata la prima volta a Pontida, una Pontida completamente differente, una Pontida nel quale non c'erano più le camicie verdi, ma era la festa del tricolore, una festa di gente, di popolo e di partito che univa Bolzano a Palermo, passando per la Sardegna. E noi eravamo là, eravamo anche come stand della Sardegna, evidentemente a sostenere le politiche di concretezza e di efficienza portate avanti da Salvini. Cosa rispondi a chi, vedendovi lì, ha rispolverato pagine di giornale del 1992, vecchi slogan della vecchia Lega Nord? No, infatti, stiamo parlando di epoche e di soggetti politici completamente differenti. Oggi la Lega è il partito che interpreta meglio quelle che sono le istanze del centrodestra e della destra da cui io provengo. Stiamo parlando degli interessi nazionali, degli interessi economici e quelli della sicurezza del popolo italiano. Io in questo mi riconosco e penso che oggi Salvini possa effettivamente cambiare quelle che sono le sorti non solo dell'Italia ma anche dell'Europa. In tanti davvero si sono chiesti, Michele Pais in che veste era a Pontida? Io ero a Pontida a titolo naturalmente personale, volevo vedere, volevo partecipare, volevo essere protagonista di un momento di cambiamento storico anche post-ideologico. Oggi l'Italia e la Sardegna hanno necessità di risposte concrete che superino anche le barriere di carattere ideologico e la mia presenza aveva quel tipo di significato, quindi interpretare un momento storico che ci ha dato vivere. Ma Michele Pais entrerà in Lega. Michele Pais è molto affascinato dalla Lega, naturalmente la mia vicinanza alla Lega è ormai nota e quindi penso che l'epilogo di questa vicinanza possa essere questo, sì. Potresti quindi diventare il primo consigliere comunale ad Alghero della Lega. Onori e oneri. Beh, in realtà sarebbe il primo consigliere comunale in Sardegna. Sì, sarebbe un grande onore per me perché, come dicevo, mi riconosco in quella che è la politica di concretezza di Salvini. Non si tratta solamente di semplice slogan, ma delle esigenze in qualche maniera di tradurre quelli che sono gli interessi dei cittadini italiani che i governi precedenti, ma soprattutto quello della sinistra, hanno dimenticato. Dobbiamo ritornare, insomma, come si direbbe in Sardegna, su connotto, a quello che è la nostra storia e quelle che sono le nostre tradizioni. Non possiamo permettere che un'Europa di burocrati in qualche maniera sradichino quelle che sono anche le vere risorse degli italiani e le nostre tradizioni. Ecco, io spero veramente che non solo che si punti sull'Europa, ma si punti proprio sull'Europa dei popoli e non delle banche e della finanza. E l'anno prossimo, due, anzi tre appuntamenti elettorali molto importanti, europee, regionali e comunali. Sì, il 2019 è un anno di grandissima importanza dal punto di vista politico e amministrativo. È un momento di grande cambiamento storico e io penso che la Lega affronterà questi appuntamenti da protagonista. Gli italiani e gli europei ormai hanno dimostrato che c'è necessità di cambiamento e la Lega io penso che interpreti al meglio questa esigenza. Efficienza, pragmatismo sono le caratteristiche principali di questo partito, nel quale io adesso sento di riconoscermi. E visto che ci saranno ovviamente tante candidature, Michele Pais, in che ruolo si vedrebbe meglio, secondo le sue
capacità e secondo le esigenze della Lega. No, ma io sono un militante, chi mi conosce sa che sono un guerriero da prima linea. Non mi piacciono insomma i salotti, mi piace la lotta, non mi sono mai tirato indietro rispetto a quelle che sono le necessità del mio territorio. Faccio politica perché sono profondamente innamorato della mia terra e di Alghero, e questa è l'unica ragione che mi spinge a fare politica. Poi il mio ruolo lo decideranno i cittadini, lo deciderà il partito politico. Certamente non è una questione legata alle carriere personali che deve spingere ciascuno di noi a fare politica. Quindi qualsiasi ruolo, dal giocatore al panchinaro, allo spettatore, questo insomma è assolutamente secondario rispetto all'esigenza di fare politica secondo passione, così come faccio io. Secondo indole, però, buttiamola lì: un Michele Pais più candidato sindaco che non candidato consigliere regionale? Ma no, vediamo, sono tutti quanti discorsi che sono prematuri fare. Io sono a disposizione per della città, della coalizione, ci sono tante persone che possono svolgere questo ruolo, anche perché c'è necessità di spazzare via questa amministrazione comunale che sta sgovernando la città con la forza tipica della Ruspa.